prossimo brano che vi presentiamo è Groove Merchant. Thank you.
Il brano è Summertime. We'll be right back.
Day Tripper. Thank you.
Matteo Ventimiglia e San Salto. Altro Zalata, a Sassuolo. Riccardo Mercato, a Trombone. Alessandro Salmoni, San Salto. Lorenzo Ventimiglia, le percussioni. E la nostra anima pulsante, Mattia Mingherini alla batteria. E non dimentichiamo Lorenzo Mercuriali al contrabbasso. Lui è l'uomo del castello, se lo potete mai. Questo, ragazzi, è il momento del
diamo il sorteggio. Bene, se quasi con virtualità di due sassole, in questo momento facciamo una pausa, è il momento dei famosi caplet del teatro sociale, vi invitiamo tutti quanti quindi a recarvi da Tiziano e amici, noi ci rivediamo fra poco. Buon intervallo, grazie. Maná.
avere un sax baritono. Venite, venite, fatevi vedere. Di solito nell'orchestra ce ne sono uno per ogni orchestra, ma noi ne abbiamo due, maschio e femmina. Sono bravissimi e bravissime anche loro. Alessandro Salaroni da Lanciano e Eleonora Marchetto da Ravenna. Ritorniamo ancora negli Stati Uniti, perché una band che si possa chiamare band, che si possa definire band, o big band, o orchestra, o quello che volete, non può non avere in repertorio almeno un brano di un grandissimo musicista, il cui nome è Stevie Wonder. Ora, scegliete voi un brano, quante ne conoscete dei brani di Stevie Wonder? Vediamo un po'. Isn't she lovely? Non la facciamo. Poi ancora. Song in the Key of Love. Questa è un titolo da intenditore. Non facciamo neanche questa, ma ne facciamo un'altra comunque di Stevie Wonder, che è stata resa famosa perché poi è stata ripresa da un brano, da un gruppo inglese che si chiama Incognito, e quindi hanno rispolverato e ridato vita a questo brano, che comunque non ha bisogno di essere rispolverato perché vive di luce propria. Il brano è Don't You Worry About a Thing. Bellissimo quando uno presenta un brano e dal pubblico dice ah.
un intervento un po' particolare, molto latineggiante, e per questo le percussioni avevamo Lorenzo Giacunga. Allora, il prossimo brano è per titolo Fool Me Once. Thank you.
Daft Punk, che è stato proposto dai Pentatonix ed è stato arrangiato per noi da Alessandro Salerone. Thank you.
vogliamo salutarvi ringraziandovi ancora una volta, augurandovi buonanotte, un buon weekend e arrivederci alla prossima occasione. Grazie ancora. Ciao, buonanotte.